Salve a tutti, ben ritrovati sul canale. Oggi terzo ed ultimo video bonus di Nilfgaard con il comandante Moerbrun Borish. Allora, vi faccio vedere al volo il mazzo. Allora, carte, deck builder, Moerbrun. E questo qua sostanzialmente, praticamente gioca molto sui Rocktosser, sul potenziare l'Impero Brigade con le spie. Abbiamo Ox che in evenienza può bloccare un bersaglio. Abbiamo il Combat Engineer che ci aiuterà nei turni successivi a tenere i nostri mostri potenziati. E poi il resto più o meno lo conoscete. Tra Kair, tra Ghigni, che praticamente Geralt Ghigni può andare su qualsiasi riga e distruggere la creatura più forte sulla riga avversaria se il totale della forza è almeno 20. Poi abbiamo D-Bomb, scegli 5 unità adiacenti che ritorneranno al loro valore iniziale della forza, che spesso serve perché comunque all'ultimo turno ci arrivano creature abbastanza forti. E poi il resto più o meno le conoscete visto che già le avevo introdotte in Nilfgaard nel video di presentazione. Andiamo a vedere una partita. Nothing like a dwarf to get you in your Ok, attacker spot. siamo contro Brugger. If it's peace you desire, prepare for war. Vediamo cosa ci viene dato. Allora, un vicovaro lo possiamo togliere. Impera Brigid, ma senza spie ci facciamo poco. No, è un altro first fight. Inizia lui. Ok. Your tricks will not save you, Dwarf. Discipline, that is what you folk lack. Allora, visto che in mano non è che abbiamo tantissimissima scelta, direi di provare andiamo subito col leader, forse che è meglio. If it's peace you desire, prepare for war. Non è che ci offra tantissimo, eh. Con Cantarella rischieremo abbastanza poco. Everything all right? Everything all right? Niente, direi di provare col primo, sperando non venga su un medico magari. Tu vedi qua! Ok. The storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. Ovviamente lui ce la blocca pure. La sbloccheremo poi. Ok, e già è un inizio. Dance of Death! Ha! Ce la butto indietro, ovviamente. Allora direi di raggiungerlo quantomeno a punteggio. I am no Nilfgaardian. Ok,
pesca first light. I'll feed you to the crows. Blood and neck ends. That's a million watt. Ancora il cimitero non ha nulla. Allora, con Igni li toglieremo 18, andrebbe a 31. Andiamo indietro Rotusser. Mahakam wasn't built in a day. Dance of death! Ha! Ha! My men know the meaning of sacrifice. Allora, quello è Toruville, direi che tassativamente dobbiamo giocare questo. Rotusser faccia il suo corso. You talked enough. Avrai a Dragoon una volta. Due volte in teoria, più 8, 6. 14, 16 gli vale. Vale 16, quindi 28, 10, 38, 42, 44 dovrebbe fare, o massimo 46. Humans are not to be trusted. Ok, era Siaran, quindi gliene torna la due in mano, lui vuole andare per vantaggio carte. Ok. Divon potrebbe essere utile. Ok, non usa. Ovviamente. Let us see. Un Rotusser, un Vicovar, un Impero Brigade e un Nasica. Ok. I'll get it done. Ce lo rispara indietro. Ok. Vabbè, direi che sono sufficientemente soddisfatto.
No, ok, di un altro non ce ne facciamo proprio nulla. Lascia giustamente andarmi per primo. Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. Gwal en Kazel! Ok, magico. Onward, Freihead! Ok. Sta ancora pompando. A shame I have no time. A highly curious case. I'll feed you to the crows. A highly curious case. Death awaits us all. A highly curious case. Blood and neck end. Similian vat. Okay. Let us see. Ostia. Ci butta addirittura. Agroto dum anima est, spes est. Onward, Freihead! I was hoping you'd say that. Ok. Abbiamo pompato questi in modo che questi due siano differenti in caso. Erigo! Ok, perfetto. Yield and save me some time! Ok, signori. A highly curious case. Questo non ci facciamo nulla perché lui porta su una carta speciale e noi non ne abbiamo più. Dobbiamo andare per il numero ormai. Ok. You'll be fine. Ok, lui sta. Ok. Manette su. Non ci interessa. Non ci interessa proprio. Sometimes I've had about enough. Ne blocchiamo uno random perché tanto non ci cambia nulla. Probabilmente. In realtà nemmeno a giocarlo perché tanto magari Shiru ci spacca il più forte, non mi va. Vai, passiamo. Vediamo come si I do what I must. Ok. Ok. Broccolon! Non sa che ce la fa. An ill wind blows. Ok. E questa più o meno è la dimostrazione dell'efficienza, che comunque, ripeto, abbiamo battuto uno dei mazzi più forti che ci siano nel gioco, quindi diciamo che seppure Nilfgaard è una fazione abbastanza sottovalutata, comunque diciamo che giocata bene se la può cavare. Questo è tutto per questa puntata, ci rivediamo alla prossima, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e ci vediamo al prossimo episodio. Grazie mille a tutti.